Per prima cosa fondiamo il cioccolato nel microonde. Separiamo i tuorli dagli albumi. Come potete vedere, il tuorlo mi è cascato negli albumi, ma è una cosa che può capitare a chiunque. Un consiglio: utilizzate il guscio dell'uovo appena rotto per raccogliere il tuorlo facilmente. Sbattete i tuorli con una frusta. Lasciate intiepidire il cioccolato fondente per evitare di cucinare delle uova strapazzate e aggiungete quindi il cioccolato ai tuorli. Quindi mescolate per bene i due ingredienti. Aggiungete un pizzico di sale agli albumi e montiamoli a neve ferma. Quindi aggiungiamo un poco per volta gli albumi al composto di cioccolato e tuorli e mescoliamo poco alla volta dal basso verso l'alto, incorporando più aria possibile. Questo è il risultato finale, senza grumi di albumi e bello spumoso. Possiamo versare la mousse all'interno di cocotte, quindi monoporzioni di mousse, oppure all'interno di una grande ciotola e servire a cucchiaiate la mousse nel momento del pranzo o della cena. Copriamo con la pellicola trasparente e facciamo riposare almeno 4 ore in frigorifero. La nostra mousse a monoporzione è pronta. La possiamo semplicemente decorare con un po' di zucchero a velo e delle foglioline di menta. Essendo comunque una mousse light, non esagero nemmeno con la decorazione, ma potete optare anche per una pallina di gelato alla vaniglia. Con la restante mousse invece ho creato delle quenelle che ho posizionato su un piccolo vassoio a porzioni di 3. Anche queste con un po' di zucchero a velo e una fogliolina di menta. Ovviamente non si tratta della ricetta tradizionale con burro e zucchero, ma nel momento in cui si trova una ricetta più leggera, facile e veloce rispetto a quella tradizionale, che dà i medesimi risultati se non migliori, beh, la scelta è ovvia. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, vi consiglio veramente di provarla e ci vediamo la prossima volta. Buon appetito! Condividete il video e aggiungetelo ai vostri preferiti su YouTube.